Subito il buon pomeriggio a Galatea Ranzi, attrice e doppiatrice. Benvenuta Galatea, eccoci qua. Dicevo, apprezzatissima al cinema. Basti dire che insieme a Carlo Verdone e Sabrina Ferilli è tra i volti della grande bellezza di Paolo Sorrentino che sta... È nelle sale, sta andando molto bene. Sta andando molto bene al cinema. Ma Galatea Ranzi è ancora più apprezzata al teatro, come quello dei classici del mondo greco, sbaglio? E ne ho fatte un po' di tragedie greche, sì. E io comincerei proprio da qui, perché questo è uno spazio dedicato ai viaggi. Allora, l'introduzione era un po', come dire, voluta per chiedere se dovessimo scegliere il viaggio, posso darti del tu? Quindi prego. Siamo un po' in confidenza, quindi proviamo ad abbattere le barriere, no? Delle etichette. Dicevo, se dovessi scegliere il viaggio della tua vita, quale meta sceglieresti? Un viaggio che ricordo veramente sovente, a cui torno con la mente, è un viaggio di qualche anno fa, non dico di quando, ma comunque prima della crisi, in Grecia proprio, perché dunque l'occasione fu uno spettacolo in cui ero e è stato invitato ad Atene, al Festival di Atene, e dopodiché ci siamo trattenuti, eravamo in sei mi sembra, e quindi poi ci siamo trattenuti in Grecia un paio di settimane, un po' in maniera imprevista, ecco, non avevamo programmato questo. Forse devo dire, esatto, ci siamo proprio lasciati prendere dalla Grecia e dalle sue meraviglie, siamo stati in qualche isola. Anche in maniera abbastanza... Vediamo qualche scatto, qualche foto. C'è un'acqua incredibile. Diciamo, molta gente in partenza per le vacanze, oggi è venerdì, però davvero lì si trova... Sì, c'è un'acqua trasparente anche nei porti e questa è la cosa incredibile. Che cosa ti ha colpito più di ogni altra cosa? Io non sono mai stato in Grecia, quindi parli anche questo è bello essere ancora... Immacolati rispetto a una terra. Qual è l'aspetto che ti ha colpito di più della Grecia? Intanto il mare, il colore del mare è una cosa veramente particolare, e poi queste isole disposti da una all'altra, ognuna ha la sua caratteristica, l'accoglienza dei greci, anche Atene mi è piaciuta molto, ecco, ripeto che era prima di questa terribile crisi che sta colpendo non la Grecia ma anche tutto il resto, e spero che questo non danneggi troppo la città, le persone, anche la vita di questi luoghi. Certo, come sono i greci? Intendo dire dal punto di vista umano. Molto, molto simili agli italiani, mi sembra, accoglienti. E anche il fatto di avere la sensazione di essere in un luogo un po' indietro rispetto a noi, questo è una cosa che mi fa sempre molto piacere. Ecco, questo è un punto focale, no? Sì. Di questa intervista, perché immagino che il fascino della Grecia per un'attrice che magari ha studiato anche molto i testi, poi lì è l'origine di tutto, il teatro e i miti, quindi veramente è la nostra radice antropologica. È lì. Tra l'altro, Galatea, tu hai scelto di vivere in Sicilia, giusto? E precisamente? A Siracusa. Ecco. Sono 11 anni che sono a Siracusa. Ci sono delle analogie tra la Grecia e Siracusa, chiaramente i greci sono passati di lì, sono stati lì, hanno veramente portato tanto della loro civiltà in Sicilia, ma a Siracusa in particolare, perché è la costa orientale, quindi... È proprio di fronte proprio la Grecia, fronte. Sì, se io apro la finestra, guardo dritto e dico lì, certo. Un po' più in là. E lì per parecchie estati, insomma, vengono portati in scena i classici del teatro. Certo. E ti hanno vista protagonista questi spettacoli. Sì, in 10 anni mi è capitato 3 volte di essere protagonista al Teatro Greco di Siracusa. E sono veramente tutte esperienze profondissime che porto dentro. Il pubblico arriva da ogni parte del mondo, sì, o mi sbaglio? Sì. Però recitate in italiano, ma arrivano veramente da ogni angolo della terra. Dappertutto, arrivano molti studenti, molti anche esperti, ecco, di cultura greca, di antichità. Com'è recitare in un teatro che ha
più di 2000 anni di storia, perché lì parliamo del V secolo avanti Cristo. È forte, è una cosa molto forte. Quel luogo ha una sua forza e una sua forza evocante molto molto potente, anche quando è vuoto, anche d'inverno, anche senza pubblico, anche senza scenografie, senza nulla, senza parole, quel luogo evoca veramente tanto, già il colore della pietra, la luce che c'è in quel posto. Certo. E recitare poi appunto quei testi in quel teatro è qualcosa di molto molto forte, anche perché si è di fronte al pubblico che è tantissimo, cioè quindi ospita, io se non sbaglio, 10.000 persone. È enorme, veramente. È spesso tanto. Esaurito. E eccolo qua, lo vediamo, il teatro greco di Siracusa. Bello, bello. No, non è questo. È questo? No, questo eccolo. È un tempio, e non è un teatro. No, noi lo stiamo vedendo sul monitor. Scusate, sì, quello sì. Qui. Eccolo. Sì, è lui, eccolo. È lui. E, quindi dicevo che la cosa ulteriormente forte è il poter vedere il pubblico con la luce del giorno, una cosa che un attore non capita spesso in teatro, perché siamo avvolti nel buio, poi c'è la platea. Invece lì proprio vedi il pubblico con illuminato a giorno, perché poi a un certo punto della replica arriva il buio, ma neanche molto, perché poi si fanno adesso in questa stagione tra giugno e luglio. Sì, insomma, esatto, tra maggio e giugno. E questa è una cosa molto forte e che ti fa capire che ai tempi dei greci era una cosa che succedeva, nel senso che anche loro recitavano alla luce naturale. Chissà quanta forza fisica ci vuole, sì, proprio per recitare, no? Sì, moltissima, moltissima. Ci vuole un'energia all'aperto, forte, all'aperto. Per quanto l'acustica sarà eccellente. L'acustica non è eccellente, non è eccellente. Infatti da un po' di anni si usano sempre i microfoni, con grande protesta dei filologi, però ormai il nostro udito è viziato da volumi che ci sempre troppo, sì, troppo forti, che ci travolgono troppo troppo, tutto il giorno siamo bombardati e quindi purtroppo. Senti Galatea, parlavamo del cinema all'inizio, teatro e cinema sono però come si dice il rovescio di un'unica medaglia, forse il cinema dà più soddisfazione immediata, più popolarità, benché però il teatro riservi un altro genere di emozioni e di intensità. Sì, io a volte mi sembrano proprio due mestieri diversi, recitare al cinema o al teatro. Sì, c'è una differenza, ci sono tante differenze. Il cinema per un attore che è abituato a lavorare in teatro è fare molto poco, è molto ridimensionarsi e anche attivare dei mezzi espressivi che in teatro così passano un po' in secondo piano rispetto alla parola e rispetto alla fisicità. Ecco, nel cinema c'è il primo piano e quindi l'espressione del viso, degli occhi viene colta. Vengono, sì, esatto. Però ecco appunto, poi passa molto tempo prima che il film esca. L'attore non lo vede durante appunto il montaggio, la lavorazione, quindi a me capita di dimenticarmi cosa ho fatto e quindi mi vado a vedere. Ecco, questa è una cosa che in teatro non succede mai, andarsi certo a vedere da spettatore. È vero. Ci sono differenze enormi, enormi. Però è un grande vantaggio per un attore poter lavorare sia in cinema che in teatro, perché apporti l'esperienza dell'uno nell'altro e viceversa, no? Certo. Noi abbiamo le immagini di alcuni dei film, no? Per esempio, cito nel 2004, 3 metri sopra il cielo, per esempio. Che hanno visto tutti, esatto, i ragazzi di quella questo generazione. Esatto, popolarissimo, sì, no? Letto il romanzo, sì, sì, sì. La storia di Babi e Step, e, insomma, il ruolo di una mamma. Una se mamma non sbaglio, tremenda, no? Antipatica. Come sono questi adolescenti? Devo dire che ho esperienza diretta, perché ho due figlie di 16 e 13 anni. Ah, come si chiamano? Sono sul campo, ecco. Come si chiamano? Si chiamano Leucò, la grande, e Eco, la piccola, la bellissimo seconda. Bellissimo, bei nomi. Allora, veramente sul campo, 16 sì e 13 anni. Sì, 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 siamo in piena adolescenza e, insomma, è molto personale questo periodo, devo dire, anche ricordando, certo, la mia è così, ognuno adolescenza. È un periodo difficile, di passaggio, di mutazione. Le porte delle loro camerette si chiudono, sbattono, sì, a volte capita, esatto, che chiedono e no, reclamano come privacy. No, ci sono momenti di
nervosismo, di malinconia, no? E gestire tutto questo è difficile, forse più per un genitore che per un ragazzo, no? Certo. E quindi Galatea dove attinge? Ispirazione, pazienza? Sì, è un po' così, e anche un po' in posizione, perché bisogna anche in qualche certo. modo esserci, no? E esserci non vuol dire dire tutti sì, non vuol dire appunto lasciar correre, esserci vuol dire anche far capire i motivi delle opinioni personali, e non è facile. No. A proposito di viaggi, loro vengono con te in vacanza oppure è già diventato difficile viaggiare con loro? No, ancora seguono. Ancora vengono, sì. E qual è un viaggio che avete fatto insieme? Che... Ultimamente il loro papà si occupa di barca a vela, quindi ogni tanto ci prendiamo qualche giorno per noi in barca, e questo è molto bello perché si è proprio vicini vicino. Non è facile la vita in barca a vela, vero? No, perché è una bella prova, sì. È ristretto. Sì. Però evidentemente siete uniti proprio, riuscite a navigare in maniera, anche loro riescono a stare insieme. Sì. Per... Meta preferita in barca a vela? Sai, stando a Siracusa lì... L'intorno, la Sicilia merita sempre. Sì. Ad aprile Galatea sei stata a Milano al Piccolo con uno spettacolo di Luca Ronconi tratto da un racconto di Anna Maria Ortese, nucleo dello spettacolo, una storia di passione napoletana, potremmo insomma sintetizzarla così, la figlia tredicenne di una sartina e il principe ereditario di Borbone. Com'è questo racconto? È un bellissimo racconto della Ortese, è molto particolare, ricco di un linguaggio assolutamente originale che è quello della Ortese, appunto. È un monologo di 2 ore dove appunto sono sola con questo testo e con questi personaggi. Interpreto i personaggi passando da uno all'altro, interpreto anche il principe, e quindi è stata una bellissima esperienza, un ritorno a Ronconi dopo 10 anni che non ci trovavamo insieme a lavorare. Bellissimo. 10 anni addirittura? Sì, siamo stati 10 anni senza lavorare insieme. Insomma, è un sodalizio artistico che vi vede fortemente. Prima 15 lavorando assiduamente con più di uno spettacolo all'anno. Poi c'è stata questa interruzione, succede, è normale. E poi ci siamo ritrovati con questo monologo, quindi abbiamo recuperato il tempo perduto, nel senso che 2 ore veramente intense da sola con la sua regia. Una prova impegnativa, anche perché un monologo con i vari personaggi da interpretare, come ti sei preparata? Lui mi ha condotto veramente per mano dentro questo testo e... Devo dire che ho avuto i miei momenti di un po' di paura di non farcela, però poi è andato tutto liscio. Certo. Spesso Galatea... Anzi, mi hanno dato il premio Duse per questo l'anno scorso. Ecco, appunto, il premio Duse fa parte, è arrivato proprio per questa interpretazione. Soddisfatta? Molto. Dicevo, spesso è interpretato prevalentemente ruoli drammatici. Mm-hmm. C'è una ragione precisa? Diciamo che i ruoli drammatici sono la maggior parte, no? Nel teatro classico. Poi c'è un po' un vizio che si ripercuote anche nel cinema, che se ti vedono in quella chiave poi dopo ti ripropongono cose simili, mentre invece io trovo che il nostro mestiere è bellissimo proprio per poter passare da un personaggio all'altro, da una chiave interpretativa. Esatto. All'altra. Mi piace molto, mi è capitato di fare anche commedie, per fortuna poche, ma ogni tanto capita. E... Dicono che sia più difficile il ruolo. Sì, far ridere è più difficile che far piangere. Conferma. Sì, questo senz'altro. Certo. Però è un gran piacere poi passare anche alla commedia, è veramente... Alleggerisce anche la vita, devo dire. Certo, senza dubbio. Sì. Prossimi impegni, allora? Prossimi impegni, dunque, a luglio sarò a Roma alla rassegna teatrale I Solisti del Teatro alla Filarmonica,
ai Giardini della Filarmonica, il 20° anno che c'è questa rassegna, per cui sarà assolutamente a vederti. Sì, il 30 luglio. Sarà un anno un po' speciale perché appunto si celebrano i 20 anni di questa rassegna, con un monologo sempre, che è un po' un'invettiva sui nostri tempi, ecco, è molto contemporaneo. Come sono questi tempi? Insomma. Ci fanno un po' tribolare, un po' faticosi. Sì, siamo un po' così, un po' persi, diciamo, bombardati da tante cose. E questo è il senso poi dello spettacolo, del monologo che ci proporrai? Un po' sì, è un monologo che invita alla riflessione, alla possibilità di veramente di gioire anche di piccole cose, insomma, di non lasciarsi travolgere dai luoghi comuni, dalla banalità della vita che ci circonda, no? E quindi è un monologo scritto da Paolo Modugno e che veramente riprendo ogni volta con grandissimo entusiasmo, perché appunto è così riflessivo ma anche divertente. È una splendida, insomma, uno splendido suggerimento che ci hai dato, una chiave di lettura sulla realtà che ci farà riflettere. Chiudiamo, prossimo viaggio. Non lo so, speriamo presto, per ora non l'ho programmato, però va bene, verremo a Roma allora a vederti. Grazie. Grazie, Galatea Ranzi, una sorpresa, perché Eugenia, dimmi la verità, perché la nostra Eugenia è in cammino. Sì, no, in realtà è semplicemente che io ho studiato all'Accademia d'Arte Drammatica. Ecco, dilla tutta la verità, quando è cominciata questa passione? Ma ci sono stati alcuni spettacoli che sono stati un po' cardine in queste scelte, e uno di questi è stata Le Baccanti di Ronconi, in cui, se non ricordo male, ma credo di ricordare bene, tu eri una delle protagoniste. Galatea. Agave. E poi c'era Massimo Popolizio. E ricordo molto bene il fatto di essere andata via quando voi descrivevate l'emozione di stare al Teatro Greco di Siracusa. Io ancora, insomma, ero piccola e rimasi proprio impressionata, e quando sono andata via ho detto: ecco, questo proprio mi piacerebbe farlo tantissimo. Come ci si sente, quindi, Galatea, insomma, di fronte, ecco, alle nuove generazioni, ad essere anche un po' un punto di riferimento? Qual è, insomma, l'insegnamento da lasciare e magari anche un incoraggiamento da dare? Dunque, bisogna stare un po' attenti agli incoraggiamenti, anche soprattutto in questo campo, perché insomma, mi sembra, anche appunto avendo figlie di adolescenti, che ci sia proprio un po' un'inflazione verso questo mestiere, nel senso che tantissimi, adesso non è il tuo caso, appunto sei di una generazione in più, ma tantissimi adolescenti che vogliono fare gli attori. Intanto bisognerebbe domandarsi perché appunto gli attori, insomma, non è un mestiere per tutti, bisogna veramente avere una grande motivazione. Una motivazione, una passione, e soprattutto, secondo me, proprio l'attore si riconosce molto da piccolo nei giochi dell'infanzia. Io trovo che proprio il modo di giocare di alcuni bambini ti fa capire che il teatro, o comunque appunto il mestiere dell'attore, potrebbe essere il suo mezzo espressivo migliore. Questa è un'ottima indicazione. E quindi vedere tanti adolescenti invece che magari sull'onda appunto di fiction, appunto, oppure gare televisive dove tutti diventano attori in 448, ecco, temo che sia una moda un po' che rischi poi di deludere soprattutto queste persone, no? Certo. Dall'altra parte però magari studiare una... capire veramente se ti interessa, certo, questo mestiere, andarlo a vedere, leggere, sì, è molto importante. Grazie, Galatea Ranzi, per essere stata con noi, averci raccontato passioni, viaggi e anche profondità del cuore professionali.